Dopo aver capito come funziona il diritto d'autore in generale, come funziona il pubblico dominio e i casi di libero utilizzo, di eccezione al diritto d'autore, che è davvero la base, cioè è davvero diciamo, sono le fondamenta di tutto ciò che possiamo dire da qua in poi, adesso iniziamo ad entrare nel tema gestione del copyright, no? Il nostro titolo della lezione di oggi, appunto del webinar, è tutela e gestione. Sulla tutela direi che un po' di cose ormai le abbiamo dette. Ovviamente ci sarebbe da, come dire, andare ad un livello di dettaglio ulteriore, non so, fermarci sui vari tipi di diritti, scomporli, analizzare, non so, fare la parte sulle fotografie, sulle immagini, molto più nel dettaglio, però, come vi dicevo, questa serve un po' come panoramica per darvi l'idea generale della materia e per farvi venire la domanda giusta in mente al momento giusto, no? Quando vi sottoporranno appunto qualcosa da firmare, una liberatoria, un contratto di edizione, inizieranno a, come dire, dentro la vostra testa a comparire una serie di puntini che si uniscono e non sarete più così sprovveduti. Questa è la mia speranza. E soprattutto con questa terza parte, cioè nel senso che adesso qua davvero parliamo di cosa succede quando si devono gestire questi diritti. E gestire vuol dire sostanzialmente dare licenza, sottoscrivere contratti, dare liberatorie e via dicendo. Quindi quell'attività attiva che fate voi come titolari dei diritti nei confronti di terzi, di altri che sono gli utilizzatori. Questa è una parte anche qui davvero molto molto ampia, però io cercherò di farvela in una versione un po' in pillole. Iniziamo da questi tre, diciamo, principali strumenti, li ho chiamati strumenti giuridici, strumenti legali per la gestione e cessione dei diritti d'autore. La prima, cioè, dividiamo il concetto di licenza d'uso in due macro famiglie, in due grandi categorie, no? Una licenza d'uso che viene data ad un soggetto specifico. E una licenza d'uso che invece è pubblica, è rivolta a tutti gli utilizzatori, a tutti i potenziali utilizzatori. Un esempio abbiamo già visto. Quando abbiamo parlato prima delle Creative Commons, sono delle licenze che l'utilizzatore, scusate, che il titolare dei diritti applica alla sua opera per dire a tutto il mondo, a tutti i potenziali utilizzatori, che lui autorizza alcuni usi dell'opera. Però c'è anche questa licenza d'uso, che è quella che viene data da Tizio a Caio, cioè ad un soggetto definito e preciso. È la licenza che voi avete sottoscritto quando avete comprato il vostro computer. Non so, avete comprato un computer di quelli con Windows preinstallato. Nel momento in cui avete acceso il computer, appena siete tornati dal negozio, avete acceso per la prima volta il computer, vi ha fatto accettare la licenza. Quello è un contratto con cui Microsoft, titolare dei diritti sul sistema operativo Windows, vi sta dando una serie di autorizzazioni all'uso di quella copia, di quella specifica copia, su quella specifica macchina, del loro sistema operativo. Ok? Non so, avete un. Non so, ecco no, l'Università di Trieste. Sottoscrive un abbonamento con una casa editrice che fornisce contenuti scientifici, riviste online, per inserirla poi nel suo bouquet di banche dati che offre poi ai suoi ricercatori, ai suoi dottorandi e professori, la casa editrice le darà una licenza, quindi faranno un contratto per capire in quali termini l'Università di Trieste può utilizzare questa banca dati o questo archivio di pubblicazioni. Ok? Quindi sono due tipi di licenze diverse, sempre di licenza parliamo, nel senso che la parola è sempre la stessa, cioè licere latino, no? Dopo lo troviamo in un'altra slide che ho messo dopo, in cui appunto c'è un atto autorizzativo. Titolare dei diritti, licenziante, che vedete c'è in tutti e due i casi, licenziante, concede una serie di autorizzazioni a un licenziatario, cioè colui che riceve in licenza l'opera. Quindi licenziante è colui che la dà in licenza, licenziatario è colui che la riceve. Nella licenza d'uso pubblico non è che non è che il licenziatario non c'è, è che il licenziatario non si sa ancora chi è, cioè licenza d'uso c'è un licenziante che è tendenzialmente titolare dei diritti, cioè colui che può applicare, che ha il potere, che ha i diritti per applicare una licenza a un'opera, e di là abbiamo
un potenziale licenziatario, cioè voi quando scaricate un'opera che è sotto licenza Creative Commons, diventate licenziatari nel momento in cui la scaricate e accettate i suoi termini e condizioni. Ok? Potremmo appunto dire che la licenza sono un po', rappresenta un po' i termini d'uso, i termini e condizioni di utilizzo di un'opera creativa. Ma lo fate, un altro esempio, ecco, molto, molto semplice, le app che scaricate sul vostro cellulare, no? Scarico un'app e compare per la prima volta la licenza, che è altro non è che appunto i termini d'uso, l'elenco dei termini d'uso che lo sviluppatore dell'app, l'azienda che diffonde, che commercializza quell'app, applica per poterla utilizzare. Niente di più, niente di meno. C'è poi il contratto di edizione. Il contratto di edizione è un qualcosa, cioè diciamo, siamo su un piano un po' più, come dire, elevato di cessione dei diritti, perché lì in effetti i diritti vengono ceduti, non è solamente un'autorizzazione che viene data. Cioè i diritti si spostano a livello di titolarità, cioè il titolare dei diritti, che nell'esempio del contratto di edizione è proprio l'autore, cede i diritti all'editore. Cioè il contratto di edizione, se voi andate a leggere la definizione che viene data negli articoli dal 119 seguenti della legge sul diritto d'autore, si spiega che altro non è che il contratto con cui un autore cede a un editore i diritti sul suo manoscritto, diciamo, sulla sua opera letteraria, diciamo, ai fini della pubblicazione a mezzo stampa. E qua abbiamo dei soggetti che sono ben definiti, anche perché la legge lo dice chiaramente, devono essere da un lato l'autore e dall'altro l'editore, non a caso si chiama contratto d'edizione, ed è una situazione in cui voi vi troverete. Mi auguro spesso, nel senso che se ne firmerete tanti è perché le vostre opere hanno successo e quindi come ricercatori, come autori di opere di ricerca, di opere letterarie di ricerca, siete ricercati, scusate il gioco di parole, ricercatori ricercati dal punto di vista degli editori che vi vogliono come autori, ecco. E quindi vi troverete a firmare spesso contratti di edizione. Non ho messo, ecco, forse in questa slide ci stava anche un ulteriore livello lì in alto, che è la liberatoria. La liberatoria è un livello probabilmente ancora più basso di gestione dei diritti, nel senso che la liberatoria è qualcosa con cui io semplicemente autorizzo un singolo utilizzo. No? Vado a fare un convegno, cioè andava messa qua in alto, diciamo, se avessimo messo la liberatoria. Vado a fare un convegno, vado a fare oppure mi chiamano a fare una lezione, a partecipare a un webinar di un quarto d'ora, 20 minuti via Zoom, via Google Teams, via Google Meet, e mi dicono: ah, sì, guarda, visto che registriamo, c'è bisogno della sua liberatoria. Ed è un foglio magari di 5 righe in cui semplicemente dite: sì, sono consapevole del fatto che la mia immagine verrà registrata, che verrà poi utilizzata per essere diffusa agli studenti che partecipano a questo webinar, appunto. Quindi è qualcosa di solitamente molto più semplice. Poi appunto arriva la licenza d'uso, che è qualcosa in cui un licenziante, titolare dei diritti, disciplina, regolamenta gli utilizzi dell'opera nei confronti dei licenziatari, e poi c'è il contratto di edizione o più ampiamente contratto di cessione dei diritti se parliamo di qualche altro campo. Cioè contratto di edizione quando parliamo di un'opera editoriale, di un rapporto tra autore ed editore. Certo che se siete degli, non so, sceneggiatori, se scrivete sceneggiature per il cinema, non sottoscriverete un contratto di edizione, ma un contratto di cessione dei diritti per cui la vostra sceneggiatura viene ceduta al produttore discografico, scusate, al produttore cinematografico che vuole realizzarne il film. Quindi è un altro tipo di cessione, però più o meno siamo nell'ambito della cessione dei diritti. La differenza di fondo è qua, cioè è tra il concetto di gestione e cessione. Le licenze d'uso e le liberatorie sono atti di semplice gestione. I contratti di edizione, contratti di cessione di diritti in senso più stretto, sono invece un atto di cessione, vuol dire che il diritto non è più vostro, cioè per tutta la durata del contratto di edizione, e in Italia il contratto di edizione può durare al massimo 20 anni, l'autore perde il controllo della sua opera se ha sottoscritto un contratto di edizione abbastanza di quelli classici, in cui sostanzialmente quasi tutti i diritti vengono ceduti all'editore. Vuol dire che voi stessi, che siete gli autori, non avete più il potere di decidere le sorti della vostra opera, ne decide l'editore. E questo, attenzione, è fondamentale perché lo fate spesso e magari non ve ne accorgete, cioè cedete i diritti all'editore anche qua, cioè
scusate, la dico in un altro, con un altro giro. Cioè, ogni tanto mi chiedono i bibliotecari, quando faccio corsi bibliotecari, mi fanno notare che dovendo gestire le piattaforme interne dell'università in cui i vari ricercatori, professori, autori caricano i loro contenuti per, anche in ottica di come dire, dimostrare a livello ministeriale che l'università ha prodotto X, ha prodotto Y, ha prodotto tot pubblicazioni quest'anno, anche in ottica di punteggi per i concorsi, e in queste piattaforme gli autori si trovano a dover dire qual è la situazione dei diritti delle loro opere, se l'articolo è ceduto in una licenza, se è, se è rilasciato in una licenza, se è ceduto completamente ad un editore. E spesso mi dicono i bibliotecari, le bibliotecarie che si occupano di questo lavoro, che gli autori stessi non sanno che cosa rispondere, il che è bizzarro, perché visto che parliamo di diritto d'autore, l'abbiamo già detta bene questa cosa stamattina, il diritto è dell'autore, quindi è l'autore il primo soggetto che si deve interessare, che deve avere contezza di quello che sta facendo. Quindi mi raccomando, maggior attenzione a quello che firmate. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete firmato un contratto di cessione dei diritti di quelli ampi e abbastanza radicali, per cui da quel momento in poi per tutta la durata del contratto è l'editore il gestore dei diritti, vuol dire che voi non avete neanche il potere di caricare quel testo, quel vostro articolo su una piattaforma di quel tipo, oppure di caricarlo su ResearchGate, Academia.edu e altre simili piattaforme. Perché se leggete i termini d'uso di queste piattaforme vi dicono che potete caricare i vostri articoli, ma se ne avete i diritti, altrimenti l'editore potrebbe non gradire. Oggettivamente no, non è difficile da capire. Se un editore vi sta pagando per avere un'esclusiva, una cessione esclusiva dei diritti su una vostra opera, e poi voi gliela mandate in giro, la date in giro liberamente su queste piattaforme, l'editore già fa fatica a vendere le copie della monografia, dell'articolo, perché è un momento difficile dal punto di vista economico per l'editoria, è chiaro che viene da voi e vi dice: ma cosa state facendo? State violando il contratto. Cioè io e te abbiamo io editore e te autore abbiamo un contratto in cui tu mi cedi questa esclusiva e poi fai delle attività, svolgi delle attività che sono in conflitto e in contraddizione con quello che tu hai sottoscritto nel contratto. Quindi prima questione da mettere bene a fuoco. Licenza, come vi dicevo prima, la ritroveremo come concetto anche dopo quando parliamo meglio di Creative Commons, però in generale, quindi non solo le licenze open, ma le licenze d'uso, quelle neutre, hanno in sé questo concetto del autorizzare, cioè licenza deriva da licere latino e quindi c'è implicitamente un senso di permesso, no? Di dare un permesso, di dare un'autorizzazione, quindi una licenza avrà sempre una funzione di dare delle autorizzazioni, ok? Poi qualcuno di voi mi dirà: sì, caspita, ma quell'esempio che hai fatto tu prima, cioè quella della licenza Windows, non è che mi diano tutte queste autorizzazioni, cioè, oppure non so, il sistema operativo Apple, iOS, macOS. Perché se noi andiamo a leggere queste licenze, che vengono non a caso chiamate licenze proprietarie, sono delle licenze che in realtà stabiliscono tutta una serie di vincoli per l'utilizzatore più che di libertà. Cioè la licenza ad esempio di Windows che comprate, la licenza Home Edition di Windows, non mi ricordo, non so quale versione, che vi danno in omaggio con il computer comprato al MediaWorld o al Trony, normalmente è una licenza a uso home, a uso quindi domestico, limitata, che vi permette di utilizzare quel sistema operativo solo su quella macchina e non potete esportarlo su un'altra macchina, il che dal punto di vista informatico, chi di voi viene da quegli studi mi dirà, no? Cioè, è banale, cioè spostare un sistema operativo da una macchina a un'altra che ha le stesse caratteristiche hardware, però non si può da un punto di vista legale. Perché? Perché la licenza non lo consente. La licenza l'hai pagata pochissimi soldi rispetto a quello che avresti pagato se avessi comprato la licenza separata rispetto al computer, ma è legata a quel singolo hardware, quindi che ne so, HP, Dell, Lenovo o Toshiba mi danno il computer che ha embeddato all'interno il sistema operativo, perché Microsoft ha fatto un accordo con loro e glieli dà a buon prezzo, ma solo a condizione che siano legate a quella singola macchina. Vedete, tutti questi vincoli li trovate, se li leggete, all'interno della licenza d'uso del sistema operativo. Questo per dire che anche se è una licenza, anche se si chiama correttamente licenza perché vi permette di utilizzare un sistema operativo che non avete fatto voi, l'ha fatto Microsoft,
in realtà non vi sta dando tanti permessi, vi sta in realtà dando dei vincoli. Però vedete, in generale la licenza d'uso è un documento, vedete, mirato appunto alla distribuzione di opere creative, con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi. Ho messo alcuni fra parentesi perché vedremo appunto che a seconda di quanto è ampio questo alcuni, parliamo o di licenza proprietaria o di licenza, di licenza open. E il rapporto che si crea, i due soggetti sono licenziante e licenziatario, tipico linguaggio legalese, giuridico, no? Non so, il cedente, il cessionario, no? Il locatore, locatario, a seconda del tipo di contratto, di rapporto giuridico che si instaura, c'è sempre questa nomenclatura per cui da un lato c'è il licenziante, dall'altro il licenziatario, e l'opera sotto licenza viene detta opera licenziata, licenziata con una licenza Creative Commons. Ecco, questo invece è quello che dicevo prima, la cessione esclusiva dei diritti è un altro paio di maniche e dovete aver chiara questa distinzione, perché dare in licenza un'opera vuol dire che siete voi ancora i titolari dei diritti e state dando delle semplici autorizzazioni. Ok? Cedere il diritto, soprattutto se in via esclusiva, quindi questo aggettivo è fondamentale, vuol dire che ve ne state spogliando, cioè lo state cedendo esclusivamente ad un soggetto, state escludendo altri e anche voi stessi dallo sfruttamento di quel diritto. E quindi se io cedo in via esclusiva tutto il blocco dei diritti d'autore, cioè tutti questi qua, torno indietro con un po' di slide, vi ricordate, no? Tutti questi qua, i diritti di utilizzazione economica, eccoli. Se io li cedo tutti in blocco, vuol dire che io poi sostanzialmente posso fare poco e nulla con la mia opera, anche se sono l'autore. L'unica cosa che mi rimane sono i diritti morali, perché questi sono inalienabili e inestinguibili. Quelli sì, ma se vi ricordate sono quattro casi abbastanza, insomma, limitati poi nella pratica, cioè non si verificano sempre occasioni in cui, no, io venga violato nella mia reputazione di autore attraverso una modifica dell'opera, ecco, ad esempio. E quindi se io mi spoglio di questi diritti perché firmo un contratto di cessione esclusiva, vuol dire che per tutta la durata del contratto c'è un altro soggetto che è titolato a gestire i miei diritti e io ho solo diritto, cioè ho solo il potere di chiedergli le royalty che sono previste dal contratto. Cioè se il contratto prevede che io prenda il 6% sulla monografia, sul prezzo di copertina della monografia, io solo quello ho diritto di chiedere. Alla fine dell'anno mi arriva il bonifico, all'inizio dell'anno successivo solitamente mi arriva il bonifico e io mi devo, come dire, accontentare di quello, non posso avere grandi pretese sulla gestione dei diritti dell'opera perché c'è un ufficio all'interno della casa editrice che si occupa di queste politiche. E quindi quando la cessione è in via esclusiva, i diritti d'autore e i diritti connessi possono poi essere esercitati sempre solo da un unico soggetto che è il cessionario, cioè cedenti siete voi che date in cessione l'opera, i diritti, cessionario è colui che li riceve. La cessione dei diritti in Italia, perché c'è un articolo all'interno della legge sul diritto d'autore, della solita 633 del 1941, l'articolo 110, ci dice che la cessione dei diritti esclusivi deve essere approvata per iscritto. Quindi non fidatevi, cioè. Questa è abbastanza una cartina tornasole per distinguere quando una casa editrice è seria o è cialtrona. Una casa editrice seria tendenzialmente vi chiederà di firmare qualcosa, cioè di mettere nero su bianco. Non fidatevi delle case editrici che vi dicono: ma sì, ma mandamelo via mail, va bene lo stesso, ci sentiamo al telefono, se mi dici che va bene lo stesso. Perché la cessione dei diritti per legge deve essere provata per iscritto. Attenzione che dice deve essere provata, non vuol dire che non è valida. Se non è fatta per iscritto, è che la prova deve essere per iscritto. Detto questo, però, una casa editrice seria che ha un minimo di prudenza e ha un ufficio legale non prenderebbe mai nel suo bouquet un'opera senza avere due righe scritte che dimostrano la cessione del diritto, perché si espone ad un rischio mostruoso, perché nel momento in cui dovesse nascere un contenzioso, la casa editrice non avrebbe la prova per poter sfruttare e utilizzare quell'opera. Quindi buttate l'occhio anche su questo.
Vabbè, questo è un quiz per scherzare, nel senso, però insomma, provate a rispondere. Cioè, quindi il contratto d'edizione, cosa bisogna fare quando vi trovate di fronte a un contratto d'edizione? Va firmato senza leggerlo? Oppure va letto prima di firmarlo? Non va né letto né firmato? Oppure va letto solo dopo quando il bibliotecario mi chiede informazioni sul regime di diritti applicato alle mie opere? Perché questo è quello esattamente che succede. No, questo quarto caso l'avevo messo per un corso rivolto ai bibliotecari e aveva creato molta ilarità. Perché mi hanno detto, eh sì, succede proprio così. Cioè, noi chiediamo al nostro professore, ma a volte parliamo anche di professori ordinari, cioè quindi persone che magari di contratti come questi ne hanno firmati nella loro carriera decine e che hanno anche un'età e anche un titolo di studio sufficientemente elevato per poter capire e comprendere queste problematiche. Ciononostante, il bibliotecario gli chiede al professore, ma quindi noi che cosa possiamo fare con le sue opere? Qual è il regime dei diritti? Sono open access, sono di qualche editore, sono di qualcuno? E lui che risponde, boh, non lo so, ho firmato una cosa, devo andare a vedere nell'email che cosa ho firmato, no? Ecco, vi auguro dopo questo corso di non cioè, mi auguro io che dopo questo corso non vi troviate in questa situazione, non siate anche voi di questo partito, perché in effetti la risposta esatta era chiaramente la seconda. Quindi se vi sottopongono un contratto di edizione, leggetelo prima di firmarlo e sappiate cosa state firmando. Vi assicuro che non c'è bisogno di avere una laurea in giurisprudenza per comprendere i termini di un contratto di edizione, per di più dopo un corso come quello di oggi. Cioè, questo corso serve proprio per darvi quegli strumenti di base, anche se siete laureati in lettere, laureati in antropologia, laureati in chimica, laureati in ingegneria o in informatica, per poter capire vagamente di cosa si tratta, cioè quali sono i diritti che state cedendo. Quindi, succede anche questo poi. Succede una cosa un po' più subdola, passatemi l'aggettivo, cioè che i nostri diritti vengano, i nostri diritti d'autore come autori di opere, diciamo, di ricerca, opere scientifiche, vengano a volte ceduti attraverso un semplice click e quindi ci sia un effetto psicologico un po', appunto subdolo per cui non ci accorgiamo bene di cosa abbiamo accettato. Cioè, se ci mandano un contratto d'edizione, quindi siamo qua, magari una lampadina ci si accende in testa di dire aspetta un attimo, prima di mandare dietro una cosa firmata, magari fammi leggere che cosa c'è scritto. Se ci dicono clicca qua e dichiara che hai accettato i termini d'uso della piattaforma, lo facciamo tutti i giorni e lo facciamo con una serenità e con una leggerezza tale che i giuristi ancora oggi si stanno un attimo spaccando la testa, perché si pongono non poche questioni di consenso, cioè come dire, consapevolezza nel consenso concesso, nel consenso espresso, no? Eppure è il mondo in cui viviamo, cioè da ormai 10-15 anni a questa parte, da quando tutto si svolge ormai attraverso il web, tra cui anche questa nostra docenza, no? Questa nostra docenza avviene dove? Su una piattaforma che è gestita da Microsoft, che quando vi ha fatto fare l'account la prima volta, vi ha spiegato come funziona, vi ha detto qua ci sono i termini d'uso, qua c'è la policy sulla privacy. E qua c'è la privacy, c'è la policy sul copyright. Dimmi se ti va bene. E tutti ovviamente dicono sì, ci va bene tutto, perché tanto non abbiamo molta scelta, no? Cioè non possiamo contrattare con queste piattaforme, perché è sempre un atteggiamento di prendere o lasciare. Cioè voglio giocare a questo gioco, ecco le regole le abbiamo fatte noi, se vuoi giocare questo è, se no puoi andare da un'altra parte. Quello molto banalizzato, però siamo più o meno in questo mondo. Poi ci sono quelle buone e ci sono quelle cattive, nel senso che ci sono quelle che hanno un approccio open, qui in basso c'è il logo di Wikipedia, di Wikimedia Commons, che ne so, c'è PLOS, che è un repository di contenuti che sono indubbiamente open. GitHub una volta era visto come dire, un luogo dell'open, poi magicamente è stato comprato da qualcuno che di open si interessa ben poco. PubMed, Senta, cioè, sono tutti. Adesso ho messo un po' di loghi così a caso, ma ce ne sarebbero tanti altri. Cioè, tutti luoghi in cui, luoghi virtuali, piattaforme in cui potete andare a caricare i vostri contenuti, il vostro software, le vostre banche dati.
che avete prodotto per la vostra attività di ricerca, ma che vi fanno accettare delle regole. Ci mancano i principali, ma non li ho messi apposta per non fare troppa pubblicità, però mancano ovviamente ResearchGate, Academia.edu, che sono probabilmente i più noti e i più frequentati. Anche quelli, appunto, se ci fate caso, basta parlare del più noto, no? ResearchGate è una piattaforma social per i ricercatori, per il mondo della scienza, che poi è stato acquisito, guarda caso, da chi? Dal più grosso gruppo editoriale che si occupa di pubblicazioni scientifiche. Quindi, no, non illudiamoci che queste piattaforme facciano le cose gratis e open perché sono benefattrici, tranne alcune, appunto, tranne i progetti di Wikimedia e PLOS, cioè che hanno dietro chiaramente delle foundation, delle fondazioni, degli enti no profit o degli enti accademici che hanno una vocazione open ed è chiaro e diciamo indubbio. Tutti gli altri fanno business ed è, come dire, nulla di scandaloso, cioè, nel senso, fanno attività di business e lo fanno attraverso i contenuti che voi ci caricate, no? Cioè, più ci sono contenuti su ResearchGate, più ResearchGate ha traffico, più il traffico gli genera introiti, il suo titolo in borsa sale e via dicendo. E però, appunto, se uno pensa di aver fatto open access solo perché ha caricato un articolo su ResearchGate o su Academia, e poi scopre che in realtà la piattaforma viene acquisita da un grande gruppo editoriale che è tanto di più, diciamo, quanto di più opposto al concetto di open, vi fa capire in che mondo siamo. Però a questo punto della mia presentazione, cosa volevo dire solamente con questi loghi? Di stare semplicemente attenti, cioè quando giocate, fra virgolette, ovviamente giocare su queste piattaforme, buttate l'occhio, diciamo, su come esse gestiscono il diritto d'autore e lì lo scoprite aprendo quel famoso link che non apre mai nessuno. Quando vi dicono abbiamo cambiato i termini, modificato i termini d'uso della piattaforma, sei d'accordo? Almeno una volta nella vostra vita fate lo sto sforzo di andare a dare un'occhiata, così vi rendete conto di come gestiscono il diritto d'autore su quello che voi caricate. Quindi sempre più spesso, lo scrivo qua nella slide, la cessione dei diritti o la semplice autorizzazione all'utilizzo viene effettuata attraverso l'accettazione dei termini di piattaforme web e si, diciamo, crea una questione, uno psicologica, perché si tende quasi sempre a non leggerli o comunque a sottovalutarne l'importanza, quello che abbiamo appena detto. Ma poi si pone anche una questione giuridica, strettamente giuridica, sulla legge applicabile. Qui, insomma, non sono di fronte a una platea di giuristi, non mi posso permettere troppe divagazioni, però, insomma, una delle materie che si studia nella giurisprudenza è diritto internazionale e nello specifico diritto internazionale privato, che è una materia in cui si studia, si cerca di capire proprio questo, cioè a seconda del tipo di rapporto giuridico che si crea tra due parti o tra due o più parti, quale è la legge applicabile, no? Io sottoscrivo, mi iscrivo a TikTok oppure a Instagram, e qual è la legge applicabile? Andate a leggere qual è la legge applicabile. Nel caso non so, dei servizi di Google, la legge applicabile è quella del Delaware. E voi direte, ma come mai? Perché Google, che è sempre stato in California, più o meno ha tutti i suoi principali uffici in Silicon Valley, quindi a sud di San Francisco, mi applica le leggi del Delaware? Perché le leggi del Delaware, tra i vari stati degli Stati Uniti, sono quelle che probabilmente sono più favorevoli a quello che vuole fare Google, anche per ragioni squisitamente fiscali. E guardate quali sono gli ordinamenti giuridici di riferimento di tante altre piattaforme che voi normalmente, quotidianamente, frequentate. Lì si pone un problema di legge applicabile, cioè nel caso in cui vi troviate a dover poi litigare, ad avere un contenzioso sull'utilizzo delle vostre opere, probabilmente vi accorgerete, quando è troppo tardi, che non siete tutelati dalla legge italiana. E quindi tutte le cose belle che vi ha detto quel giorno l'avvocato Liprandi durante un corso per i dottorandi, magari per tre quarti non vi servono perché erano basate sul diritto italiano. Adesso, senza aprire questo vaso di Pandora eccessivamente, però effettivamente quando ci si sposta sul web, su queste piattaforme, si apre anche questo dibattito su qual è la legge applicabile di volta in volta.